Bene ragazzi, siamo qua con un nuovissimo video qui alle Doc che vi parla. Finalmente stiamo iniziando un nuovo capolavoro, ragazzi. Uncharted 4. Ragazzi, non sapete quanto sono in hype per questo gioco perché me l'avete detto in tantissimi che è un capolavoro, che è qualcosa di epocale. Finalmente ce l'abbiamo tra le mani. E niente, ci resta solamente che cliccare un tasto come ci dice il gioco. Allora, abbiamo la storia, il multigiocatore, la modalità sopravvivenza, gli extra e le opzioni. Va bene, ma a noi non ci interessa, a noi interessa soprattutto la storia, perché questo qua sarà l'inizio di una lunghissima serie, ragazzi. E allora andiamo a cliccare nuova partita. Metteremo difficoltà media, così né troppo facile né troppo difficile. Agganciamento da mira, no. Visuale assistita, no. Visuale assistita, veicoli, no. Noi già siamo professionisti, ragazzi. Sono un uomo di ventura, devo seguire il mio destino. Henry Avery, 1694. Inizia così. Questo capolavoro. Cercherò di stare più zitto possibile in queste scene. Nathan! Ci sono le costole! Sì, lo so! E accelera! Sto già andando più veloce che posso! Ah, già abbiamo preso noi il controllo della barca. Ok, si posso muovere pure la cazzo! visuale. Stanno arrivando! Abbiamo. Oddio, ma ci sono troppe barche, dove devo andare? Dove devo stare? Oh, l'ho fatto. Oddio, l'ho fatto ribaltare a quello. No, vabbè. Incredibile. Guarda come si ribaltano! Oddio, ma cosa abbiamo? La barca invincibile, raga! Ma che significa? Abbiamo un carro armato? Incredibile! Vabbè, allora noi ci andiamo di prepotenza così, perfetto! Questo non è Uncharted 4? È GTA 5 con le mod del carro armato? Oddio! Capito, prosegui verso l'isola, non si vede niente. Ah, qua c'è l'isola, dovrebbe essere questa. Oddio, ma cosa sono? Fuochi d'artificio, raga, capodanno? Oddio. Ah, ok, per un attimo pensavo che avessi fallito, invece no, era così il gioco. Ok, ci dobbiamo immergere. No, 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 spostati. Madonna mia. Ce l'abbiamo fatta all'ultimo, raga. Madonna, che ansia che ti mette questo gioco. Ok, saliamo sopra, saliamo sopra, saliamo sopra. Vai, vai, vai. Ok. Qua sono, amico mio. Sto bene, sto bene. E il motore. Cosa? Ok, posso ripararlo, ma tu qua. Dannazione. Ok, riparati. Forza. Ah, già ci abbiamo. Madonna, precisione. No, non è vero, non è vero, non è vero. Riparati, riparati. No, no, no. Ok, prendiamoci un po' di vita. È strano questa, diciamo, tipologia di mira in questo gioco è stranissima. Dai, voglio un bel headshot. Poi non muoiono con un colpo solo. Guarda, non muore quello. È esplosa direttamente la barca, GG. Ok, amico mio, ce la stai facendo? Ok, questo qua ancora. Oh, cavolo. Ah no, quello là non è una persona. Vai, vai, vai. Per ricaricare. Ok.
Ok, mi sa che devo mettere un po' di meno su sfida. Ok, headshot. Vai l'altro. Ok, perfetto, fuori due. Ma se ne vanno da solo le bacche? What? Ok, andiamoci. Guidiamo la barca. Dritto per dritto, vai. Dritto per dritto. Scogli, davanti a noi. Non vedo un accidente. No, madonna mia. Ma non si può driftare con la barca, no, vero? Sto facendo il possibile. Ok, amico mio, però io non vedo niente. Nathan, presto! Okay. Reggiti forte. Sì, dovremmo andare, penso, sempre dritto per dritto, raga. Per forza. Attento. Oh. Oddio. Cosa è successo? Nathan. Nathan. Cosa dobbiamo fare con te? Ormai sarai stufo delle mie prediche e io sono stufa di ripeterle. E ora dovrai stare qui con me per il fine settimana invece di andare in ritiro con gli altri. Non mi importa. Sì, è questo il vero problema. Perché devo essere l'unico a stare in punizione? Perché hai iniziato tu, Larissa? Non voleva ridarmi il mio libro. Ti avevo detto di tenere in camera quei libri. La colpa è soltanto tua. Questo non gli dà il diritto di rubarmeli. Quindi pensi che ti dia il diritto di tirargli un pugno? Oh. Non era solo per il libro. Per cosa, allora? Niente. Lo dirò al confessore. Nonostante i miei sforzi, sembri davvero deciso a ripetere i tristi errori di tuo fratello. È un peccato. La grafica, ragazzi, è qualcosa di eccezionale. Sam! Ah, c'è Sam il pompiere? No, non è vero, raga, non so chi sia. Ah, ok, siamo, penso, Nathan da piccolini. Vediamo dell'avventura. Ok, piccoli Assassin's Creed crescono. Ok. Ho capito, amico mio. Ok, arrampicarti. Ah, perfetto. Ok. Allora, rende più quelle stesse ingredi crescono. Ma questo non corre, eh? Qua non si passa. Qua non si passa. Ok, me lo dice direttamente lui che. Ma scusa, ma allora dove dovrei andare? Ah, forse. Ah, ok. Dobbiamo scivolare qua. Perfetto. Ok, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Là c'è il suo amico, il suo amichetto del cuore. Ah, anche da qua forse. Ok, fai piano. Ok, faccio piano, amico mio. Penso dobbiamo andare da questa parte. Ok, piano. Oh. È nostro dovere aiutare i ragazzi come lui. Ma rischio di trascurare le decine di altri ragazzi sotto la mia tutela. Cosa dai. Sa già come la penso. No, non sono ancora disposto ad arrendermi. Non può rimandare il problema. Senta, Gigi. Parlerò con lui domani stessa. No, oh, madonna, non si era messo accovacciato, regà. Ok, allora. Ora se ne dovrebbe andare, perfetto. Vattene anche tu, suora. Ok, non mi ha visto. 3, 2, 1. Le sghiere. Vai, corri. Oh, che cosa sono? Cartella. Ah.
Leggiamo. Mi ha invitato Edward a sventolare uno dei libri di Nathan per farsi beffe del bambino. Nathan l'ha aggredito e l'ha scaraventato a terra. Sebbene Edward sia più robusto di lui, mi sono affrettato a dividerli, ma non prima che fossero colpiti a vicenda. Firma l'iniziativa Ryan Duffy. Duffy. Bello. Ok. Poi. Ah, dobbiamo proprio uscire. GG. Perché ho fatto un 360, regà. Prima di uscire. No, porca merda. E mo? Oh, dove te ne vai? Sono un coglione. Perfetto. No, dai. Ok. Ho capito, ho capito. Ok, vai, corri, corri, perfetto, fenomeno. Poi appena lei si gira. Sorella Catherine. Ah, sorella Catherine, ho di nuovo dimenticato le chiavi. Potrei Ok, aprirmi il cancello? Arrivo, padre. perfetto. Facciamo andare un altro po'. Proprio un altro. Perfetto, dai, ce la possiamo fare, regà. 3, 2, 1 e let's go. No, no, facci. Madonna, mi sono spaventato tantissimo. Ok. Perfetto. Ce l'abbiamo fatto. Questo solo per colpa tua, amico mio. Dove sto andando? Penso devo andare di qua. Madonna, salto veramente all'Assassin's Creed. Salto della fede, raga. Ok. Ce l'abbiamo. Poi. Perfetto. Vai, salta. Grandissimo. Allora. Ora cosa dobbiamo fare noi? Sicuramente quel tizio. Hai fatto. No, no. Oh! No, non cadere, amico mio, non cadere, ti prego. Ormai mi ci sono affezionato a te. Ok, perfetto. Allora. Sam. Dai, Sam, cosa c'è, Sam? No, perché ha lasciato la torcia? Devo prendere Wow, devi imparare a guardarti le spalle. Certo. Ehi, è bello vederti, fratellino. Cosa? Cos'è questo? Ma scherzi, di nuovo? Non è niente. E il patto di non cacciarti nei guai? Ma ci spalava merda addosso. Allora? Ha detto che papà ci ha scaricati perché siamo un peso e mamma è all'inferno per... Nathan, dai, lo dicono solo perché sanno di ferirti. Capito? Devi imparare a riderci su. Tu non ridi. Fai quel che dico, non quel che faccio. Tieni. O prendi freddo. Forza. Quindi, perché sei venuto qui così? Se le suore ti beccano, chiameranno la Ho polizia. un regalo per te e non può aspettare Natale. Cosa? È qui fuori. E il non cacciarsi nei guai? Beh, questa è un'eccezione. Ok, allora ci dovrebbe dare un regalo, ma. Andiamo. Dammi la mano. Ah, ok, appunto, mi hai lasciato qua, amico mio. Dai. Che poi, amico mio, è suo fratello. Ehi, le suore ti danno da mangiare. mangia pastina, Sto gliel'ho peggio. detto io mangio pastina, è normale. Un ritiro religioso. A volte fa dei salti assurdi sto. No, no, madonna, mi sembrava che era finito sotto, regà. Si era spappolato. Come sta, padre Duffy? È l'unico che si salva qui. Entra per un saluto. Mi sembra Ok, un oh, ragazzo bravo. piano. Vai, un bel salto. Perfetto. Ma quello là è Assassin's Creed 2.0, raga. Sicuro? Bravissimo. Anch'io ce la facevo a 10 anni a fare queste cose, ragazzi. Ve lo posso assicurare. Sta quasi. Oh, Questa è stata oh, oh, oh. facile. Andiamo, 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 andiamo.
Vai, let's go. Cavolo. Non l'hai puntellata? Ma l'ho fatto. O almeno credevo di averlo fatto. Non importa, passeremo dall'alto. Dall'alto? Tu seguimi. Guarda. Wow. E ora siamo pronti a salire. L'hai mai fatto prima? Un paio di volte. Ora penso che lui mi dovrebbe calare la corda. Io, ragazzi, cerco di stare sempre più zitto quando loro parlano, eh. Ok, tieni premuto L1. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Grande, fratello. Ah, ok, da qua dobbiamo salire, giusto, giusto. Ok, vai, scavacca, bravissimo. Dai, dai, ma voglio vedere questo regalo, sono curiosissimo. Con quella tipa. Chi? Questa? Ma abbiamo alti e bassi, per ora soprattutto bassi. Ragazzi, si è fatto malissimo, si è sentito... No, 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 cosa dovete arrampicare, amico mio? Ah vabbè, ma me lo potevate dire che ho sbagliato il gioco, raga, questo gioco è tutto Assassin's Creed praticamente. Oh, piano, piano. Non pensare e salta, puoi farcela. Ok. Vai. Mamma mia. Mi stava cadendo. Porca miseria. Ce l'abbiamo fatta. Niente di che. Già. Una passeggiata. Resta con me. Stavo morendo. Ok. Allora, quindi noi dobbiamo salire qua. Fortissimo. Perfetto, e scendiamo. Oh, 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 calma, però devi scendere con calma, amico mio. Ok, piano piano. Perfetto. Ci accovacciamo. Che figata, raga. Che figata. Poi c'è una grafica impressionante questo gioco, veramente. What? Ce la faccio anch'io, amico mio. Eccolo. Pronto, Tarzan? Vai. Oh, 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 ma raga, ma cade solo questo personaggio? Che problemi ha? Ok, allora. Perfetto. Dai, ora tocca a te, amico mio. E poi è il mio fratello, non so perché lo chiamo sempre amico mio. Ok. Dove dobbiamo andare poi? Là di fronte. Perfetto. Ok. Allora, ho saltato forse un po' prima del previsto. Ok, però ce l'abbiamo fatta. Perché non mi fa saltare? Ah, forse... Ah, ok, perché sono giustamente più piccolino. Ok, non ce la fa il mio personaggio. Giusto. Cioè, il realismo di questo gioco, raga, è incredibile. Bel panorama, eh? Sì. Non male. Beh, oddio. Tanto bello non è, però. C'è tutta nebbia, però va bene, dai. Allora. Su. Su questo tetto. No. Sai... Devi andare, giusto? Vai, salta. Benissimo. Un'altra volta. Ok. No, aspettiamo. Non ci credo. Vai, va bene. Ok. Lascia di andare. E poi un bel salto, vai. Madonna mia, raga, vi giuro, mi sono spostato io per dire, gli ho dato la spinta io. Porca puttana, porca miseria. Ce l'ho fatta. Grande, ce l'abbiamo fatta. Ok. Ancora? Oh mio Dio. Ok, sì, ti sto seguendo. Vai. Sai cosa? Stavolta lo fai tu.
Lo sapevo io. Dammela, dammela. Sono un professionista. Sì, davvero. Io ti vengo dietro. Per lanciare la fune, vai. Un bel lancio, grande. Beh, ok. Proviamo. Ma com'è morto? No! Ma che significa? No, vabbè. Ah, forse... Ah, dovevo arrivare qua sopra. E poi scende. La madonna, però che ci... Ok. Però che ci muore è un pochettino esagerata la cosa. Cioè, che miseria. Cioè, non è... Non penso era altissimo. GG. Ce l'abbiamo fatta. Così si fa. Siamo liberi. Bene. Oh, siamo usciti. Che te ne pare? Eh? Oh, bella. 2,50? Che stai farneticando? No, è la 500 due cilindri. Madonna mia. Dove l'hai rubata? Wow. È un colpo basso. Ok, devi sapere che sono molto cambiato. L'ho comprata lavorando sodo. Dai, su, monta in sella. Bello. Cosa? Quando fai queste sorprese è perché cerchi di farti perdonare. Tu sei fin troppo sveglio, lo sai, vero? Va bene. Ho trovato lavoro. Pagano bene. Molto bene, ma starò fuori città per un po'. Quanto sarebbe un po'? Ah, circa un anno. Al massimo, ma tornerò prima che tu te ne accorga, credimi. Mi pianti in asso. Oh, smettila, non essere così tragico. Quindi non ti è bastato abbandonarmi lì dentro? Come puoi farmi questo, Sam? Ehi, lo faccio per il tuo bene. Quei soldi saranno utili a entrambi. E nel giro di un paio d'anni riuscirai... Un paio d'anni? Portami con te. No, mantengo a stento me stesso. Contribuirò. Senti, so che l'orfanotrofio ti fa... Non sai quanto. Sì, ma ora per te è la soluzione migliore. Capito? Davvero, fidati di me. Non è giusto. Ehi, abbiamo mai avuto niente di giusto? Ma ce la siamo cavata, no? Certo. Beh, sai, la moto non era l'unica sorpresa. E dovrò svelarti la seconda. Cosa? Ho trovato le cose di mamma. Quelle vendute da papà, ho rintracciato l'acquirente. Ti avverto, se lo dici solo per consolarmi. No, 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 te lo giuro. Dove? Ah, al di là della città. Che ne dici di andare a prenderle? Vuoi dire rubarle? Beh, non puoi rubare ciò che ti appartiene già. Non credo che la polizia sia d'accordo. Allora non facciamoci beccare. Te la senti? Ovvio che sì. Madonna. Sto a star mai facile quello che sperava, eh? Ah, ho preso un destro. Allucinante, raga. Va bene, io... Un attimino, raga, io direi che per questo episodio possiamo anche chiudere qui, anche perché sennò verrebbe troppo lungo. Magari questa parte ve la caricherò nel secondo episodio. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Mi raccomando, lasciate tanti di quei mi piace e tanti di quei commenti. Ragazzi, tanto rispondo a tutti quanti. Che dire, spero che vi sia piaciuto come primo episodio. Spero che vi piacerà questa serie, perché io la continuerò a portare, ragazzi, perché mi sta intrigando tantissimo questo gioco. Quindi, che dire, ragazzi... Iscrivetevi al canale, mi raccomando, lasciate un bel like, commento, attivate la campanellina per non perdervi nessun video, nessuna live per quanto riguarda il mio canale. Ci vediamo ad un prossimo video o una prossima live, ragazzi, o al prossimo episodio direttamente di Uncharted 4. Bella ragazzi, grazie mille di tutto!